Questa è la sintesi in italiano dell'idrologia dei bacini idrografici, della lezione del 5 marzo. La lezione del 5 marzo essenzialmente ha a che fare con i dati digitali del terreno, perché se noi vogliamo trattare, scoprire quali sono i bacini, dobbiamo estrarli da questi dati. In particolare, ci occupiamo di dove trovarli e di che cosa farci. Per capire che cosa farci dobbiamo considerare le caratteristiche geometrico-differenziali dei bacini e queste sono in particolare due, la pendenza e le curvature. E della pendenza e delle curvature, in particolare la curvatura planare e la curvatura longitudinale o di profilo. Dalle pendenze ricaviamo le direzioni di drenaggio e dalle direzioni di drenaggio a loro volta andiamo a calcolare le aree contribuenti totali. Sono questi gli elementi che ci consentiranno più tardi di estrarre i bacini e di determinare qual è la rete idrografica e quali sono i versanti.